Siamo con Nadia Cannito, candidata sindaca del Partito Democratico a Malnate, e questo avrebbe dovuto essere un faccia a faccia. Uso il condizionale perché da giorni la redazione sta lavorando per organizzare un confronto sereno, come sono stati anche altri confronti politici di queste elezioni in paesi dove ci sono degli attriti. Con, diciamo così, quella che è la concorrente Nadia Cannito all'interno del centro-sinistra, ovvero Irene Belli Femmine. Irene Belli Femmine, dopo averci suggerito di fare un confronto a quattro, che probabilmente faremo più avanti, di averci suggerito come poterla intervistare, ha deciso di declinare l'invito. E di questo sono molto dispiaciuto, perché sarebbe stato un confronto sereno e soprattutto non per noi di Malpensa 24, ma credo per i malnatesi un atto dovuto per quello che è successo. Credo che sia una doverosa introduzione, quindi io chiedo al regista di allargare l'immagine, di far vedere che c'è una sedia vuota perché noi abbiamo aspettato Irene Belli Femmine fino all'ultimo prima di andare in onda, e do il benvenuto a Nadia Cannito, Grazie, buonasera a tutti, grazie Andrea. che pur essendo l'unica invitata chiaramente non risparmierò nel chiedere quello che è accaduto, perché Nadia Cannito è rimasta assessore al bilancio fino all'ultimo, l'ha anche votato nonostante abbia detto di sfidare la sua sindaca. Ma com'è possibile, Cannito, una cosa di questo tipo? Cioè, io lo trovo davvero inconcepibile. Cos'è accaduto? Allora, rispondo chiaramente alla prima cosa rispetto alla mia presenza ancora in giunta. Noi abbiamo deciso come Partito Democratico e pezzo di coalizione, perché non è solo il PD, ma anche Lista Maria Croci, che insieme avevamo sostenuto la candidatura di Belli Femmine nello scorso mandato elettorale. Abbiamo deciso di rimanere comunque in giunta perché si sono avviati importanti lavori, da quelli del PNR, che sono tre importanti interventi strutturali sul nostro territorio, al polo civico, alle rotonde, e quindi il problema del commissariamento avrebbe sicuramente bloccato l'attività di questi lavori che sono partiti e per cui abbiamo bloccato anche dei finanziamenti importanti. Quindi per senso di responsabilità abbiamo deciso di rimanere in giunta, di come dire, portare avanti tutta l'attività ordinaria del comune senza andare chiaramente in approvazione di contesto, situazioni straordinarie che richiedessero invece delle scelte politiche già che dovevano essere definite prima. Mi scusi, la interrompo, però scelte politiche, volontà di non bloccare progetti importanti, ma mi faccia capire, li avete approvati 2 settimane fa i progetti Beh importanti? no, l'iter è iniziato molto tempo E prima quindi una perché. volta approvati potevate mettere in chiaro le cose, perché rimanere fino alla fine? Beh, di fronte a un commissariamento difficilmente avremmo potuto lavorare in maniera diretta sulle attività che invece richiedono un monitoraggio continuo. Quindi sto pensando anche ai lavori che stanno avvenendo sul Castello Parco Primo Maggio, anche lì ci sono delle attività che vanno portate avanti, dei continui aggiornamenti rispetto a quelli che erano gli interventi che vanno fatti anche con la sovrintendenza. Quindi ci sono comunque delle attività che avrebbero richiesto la presenza di scelte ordinarie da parte appunto della Giunta. Quindi la scelta è stata una scelta di responsabilità di rimanere all'interno della Giunta per poter mandare avanti tutto questo, tutte queste attività, nonché l'ultima che è stata l'approvazione del bilancio consuntivo, un bilancio consuntivo molto complicato perché sappiamo tutti che la parte di rendicontazione relativa al fondone Covid era prevista, la normativa era prevista per fine anno, invece poi è uscito il decreto a febbraio, quindi noi avevamo vincolato una quota maggiore di soldi che poi in realtà si è rivelata essere minore. Avevamo l'incertezza di alcune entrate all'interno del bilancio, per cui con la variazione di novembre, che è l'ultima dell'anno, avevamo tenuto in FPV, quindi nel fondo pluriennale vincolato alcune cifre, la stessa cosa per l'FCDE, quindi i fondi a dubbia esigibilità, per cui c'era tutta una parte da gestire e io da assessore al bilancio mi sono sentita la responsabilità di chiudere quella che era l'attività di mia pertinenza, perché è un'attività complessa che ho seguito sempre io dall'inizio e che volevo chiudere con il mio ufficio. Votato con il voto unanime della maggioranza, sì. quindi è la prima maggioranza che approva il bilancio consuntivo Consuntivo. Preventivo l'abbiamo fatto entro il alla 31-12. fine dei 5 anni, alla fine dei 5 anni, alla vigilia della campagna elettorale, anzi in piena campagna elettorale, in cui però non vanno d'accordo. Cioè, voglio dire, se avete approvato il bilancio vuol dire che si è lavorato bene, eppure no, andate divisi. Io continuo a non capire.
Io sicuramente come ho fate a lavorato spiegarlo bene, ai cittadini? Come assessore al bilancio ho lavorato molto bene. Lei, però al però di là non di può questo, più parlare solo per no, se stessa. Assolutamente. Benissimo. Le spiego brevemente l'iter. Il cittadino come fa a capirlo? Cioè, se mia mamma votasse a Malnati, sì, impazzirebbe. Io lo sto spiegando ai cittadini che incontro, lo faccio anche qui, senza nessun problema. Sì. Allora, le difficoltà all'interno della coalizione non sono nate l'altro ieri, quindi voglio, come dire, sgomberare da qualsiasi vittimismo o confusione che si sta ingenerando su questo tema. Le difficoltà sono iniziate, io credo, già dopo il secondo anno di mandato amministrativo, tanto che abbiamo alternato le maggioranze a dei tavoli politici, a dei tavoli tecnici e tavoli politici anche, proprio per permettere a chi, come dire, rappresentava la leadership di poter avere una guida ulteriore rispetto a quelle che erano delle decisioni abbastanza complesse da prendere. Avete commissariato il vostro sindaco? Gli abbiamo dato un aiuto, diciamo così, attraverso una maggioranza e dei tavoli tecnici e politici che si trovavano e che quindi, come dire, davano l'indirizzo e la linea generale. Dopodiché, chiaramente si è andati avanti a lavorare in un certo modo. Mancanza di visione, mancanza di leadership, ma al di là di questo, difficoltà nel gestire, nel dare una programmazione vera, concreta alle cose e quindi ingerenza negli assessorati e in realtà poi poco lavoro per quello che è il reale ruolo del sindaco. Questa è stata una difficoltà grande vissuta da noi assessori, ma anche dai consiglieri, tanto che adesso di 5 assessori, 4 non avrebbero sostenuto la candidatura di Belli Femmine e altrettanti consiglieri, molto più della metà, non l'avrebbero sostenuta all'interno della maggioranza. Circa da maggio ci siamo mossi con dei tavoli politici proprio in vista delle prossime elezioni. Noi abbiamo detto da subito che lei non sarebbe stata il nostro candidato sindaco, ma non solo del PD, lo ripeto, anche dell'altra lista civica che appoggiava il sindaco uscente. Ed è stato uno psicodramma. È stato uno psicodramma, però è stato, come dire, sostanziato da incontri dove tutti gli assessori hanno espresso la loro difficoltà davanti a lei, quindi in maniera molto aperta, non abbiamo nascosto nulla. Io ho detto al sindaco tutto quello che secondo me non era andato in questi 5 anni, dopodiché la stessa cosa l'hanno fatta i consiglieri. Di nuovo riunione di maggioranza con allargamento a tutto il tavolo politico, i consiglieri hanno espresso anche loro le perplessità, quello che è accaduto, quello che non è andato, ci si aspettava un ritorno diverso dalla sua lista, è stato proposto alla sua lista di fare anche un altro nome rispetto a quello di Irene. Loro hanno... Forse avete chiesto un po' troppo da questo punto di vista. Però loro ci hanno anche detto, se Irene è, come dire, favorevole nel fare un passo indietro, noi ci siamo. Quindi c'era un margine di trattativa di fronte a questo. E quindi la chiusura dove è arrivata? La chiusura è arrivata quando noi abbiamo detto, andiamo alle primarie allora. Strumento assolutamente democratico, noi diamo un nome, voi mettete quello di Irene, se è l'unico vostro nome, perché ci hanno fatto capire che erano irremovibili nel momento in cui lei non si faceva da parte. Andiamo alle primarie. Le primarie non sono state considerate. A quel punto, di fronte a una chiusura totale rispetto a qualsiasi altro nome che non fosse quello di Belli Femmine e di fronte alla nostra difficoltà che avevamo internamente, parte dei consiglieri, tutti direi, e degli assessori uscenti che non si sarebbero ricandidati all'interno di quella coalizione, è chiaro che siamo andati da soli. Cannito, non teme che questa frattura, questa spaccatura insanabile possa prestare il fianco al centrodestra, dove non sono chiaramente quelli malnati, tutte rose e fiori, però comunque, voglio dire, una maggioranza uscente che, diciamo così, come dire, mette da parte il proprio sindaco, non rischia di andare, come dire, un po' debole al confronto con la cittadinanza, soprattutto con l'altra parte politica, cioè non temete di perdere l'amministrazione del paese, della città? È un rischio che abbiamo ponderato, ma noi vogliamo governare bene e questo ci permette di farlo e quindi abbiamo guardato in prospettiva positiva, nel senso che secondo noi i cittadini potranno capire che non era più possibile continuare un percorso perché noi abbiamo un progetto diverso per la città di Malnate. Le cose che non vanno sono sotto la vista di tutti, non sono cose nascoste, sono i cittadini stessi che ci portano all'attenzione quello che non sta andando. Basta fare un giro per Malnate per vedere e accorgersi della situazione generale in cui la città in questo momento si trova. Ecco, qui la interrompo ancora, mi scusi, perché
Cioè, lei sta parlando come se fosse l'opposizione. Basta fare un giro per Malnate per vedere cosa... Le spiego anche questo. Ecco, esatto. Cosa non funziona. Ma scusi, ve ne siete accorti solo adesso? No, non ce ne siamo accorti solo adesso. Io ho fatto tantissime segnalazioni al mio ufficio. Però, quando qualcuno ha la leadership e il governo del comune e di fronte a un ufficio tecnico che sa benissimo quali elementi ha dentro e che numero di persone ha, e noi diciamo a 2 anni dalle elezioni cerchiamo di fare quello che riusciamo a fare e farlo bene, dopodiché si sceglie di correre dietro, va bene, facciamo tutti i lavori che dobbiamo fare, avevamo già 3 lavori del PNR, il polo avviato con un vincolato a una cifra enorme di 6 milioni di euro, quindi tutto l'iter della progettazione, tutte le varie attività, è stata riunita l'area dei lavori pubblici con quella dell'urbanistica, quindi con un unico funzionario d'area. Questa è stata una grossa difficoltà, l'ufficio tecnico si è trovato a gestire una mole di lavoro enorme rispetto a quelle che erano le capacità che l'ufficio poteva mettere in gioco. La stessa cosa è avvenuta per il mio ufficio, per la ragioneria ad esempio. Noi è da 3 anni che abbiamo nell'ufficio tributi 2 persone. Ora, l'ufficio tributi è uno degli uffici più importanti del comune perché è quello che ti realizza le entrate e lavora contro l'evasione fiscale. Quindi queste sono difficoltà oggettive con cui abbiamo lavorato. Allora, il punto è che se l'ufficio tecnico è impegnato una mole di lavoro tale con un unico funzionario d'area, perché queste sono state scelte, gestite dalla leadership, col segretario comunale, certo portate alla maggioranza, ma portate a volte all'ultimo momento, dove non si poteva più discuterne, dove eravamo agli sgoccioli, dovevamo accettare perché altrimenti c'era la figura scoperta, perché questo è stato il modo in cui abbiamo lavorato in questi anni. Il PD si è trovato ad accettare delle cose per forza all'ultimo momento perché non sono state condivise prima. Le faccio un altro esempio, nel 2023 noi abbiamo cambiato 3 comandanti della polizia locale. Sì. Bene. Abbiamo avuto un numero di mobilità enormi in questi 5 anni e addirittura l'opposizione ci ha fatto anche una mozione su questo punto. Bene, c'è un problema, evidentemente c'è un problema. C'è il dialogo tra l'amministrazione e la macchina? Noi abbiamo fatto il possibile per intervenire, ma chiaramente le ultime decisioni spettano al sindaco. Questa difficoltà è non capire quello che realmente si può fare, è una difficoltà oggettiva. Di non avere, come dire, sentore della concretezza e della realtà che tu stai vivendo all'interno del tuo ente. Quindi questo peso che è gravato sull'ufficio tecnico cosa ha creato? Ha creato una situazione di degrado che oggi vediamo, perché non sono riusciti a fare le gare in tempi corretti per il taglio del verde, per le buche, per la piccola manutenzione. Tutta questa parte è stata lasciata indietro perché impegnati sui grandi progetti. Ora è chiaro che dici, voi eravate lì, sì noi eravamo lì, ma l'abbiamo detto più volte, inascoltati, la frustrazione di non essere ascoltati. Molte volte il PD ha detto delle cose e non sono state ascoltate da Irene, purtroppo. Anche cose importanti che hanno rallentato enormemente alcuni iter progettuali di grandi progetti. Quindi cose anche davvero dovete importanti. Fare una doppia campagna elettorale, cioè dovete convincere da un lato il vostro elettorato a ridarvi fiducia, e dall'altro dovete contrastare, chiaramente, voglio dire, io penso che i colpi che arrivano da un centrodestra, perché ad esempio ho visto sui social che una delle accuse è proprio il decoro. Io l'ho messo al primo punto, uno tra i primi punti del mio programma. Per cui io credo che deve essere pronta a dire, Malnate, ma lei c'era. No, Malnate, io ci sono e lo farò, abbiamo un grande progetto per Malnate, l'ho già detto. La prima cosa di cui ha bisogno il Paese è un progetto straordinario di manutenzione ordinaria, questo è chiaramente al primo punto. Dopodiché io ho una visione mia particolare che è vicina a quella che è la mia competenza, che è una competenza di tipo filosofico, e quindi ho un progetto, un'idea. Se Samuele 8 anni fa è partito dalla città dei bambini. L'ha citato lei Samuele, che sembra un po' il convitato di pietra. Io ci sarei arrivato adesso. Samuele Lo Astuti. Cito senza problemi. Samuele Astuti. Da molti viene considerato colui che ha macchinato la congiura contro Irene Bellifemi. No, è così, l'ho detto all'inizio, di sgombrare da vittimismi, okay. Perché non è proprio il Quindi, caso. Togliamo anzi. Anche il convitato di pietra, perché questo si dice Malnate, giusto che adesso sorride. Però io l'ho nominato perché penso che sia un sindaco che abbia amministrato bene Malnate, anzi okay. Diceva, ne sono convinta. 8 anni fa Samuele Astuti. È partito con il progetto della città dei bambini, che era un progetto che aveva un'idea forte, potente. Quest'anno io ho riflettuto molto, sono stata ispirata da un libro che è quello di Pier Francesco Maran, Le città visibili, a sua volta si è ispirato a Calvino,
Città invisibili, che è un libro meraviglioso. Ma è meraviglioso Italo Calvino. Esatto, uno dei miei scrittori preferiti, non da certo. Esattamente. Quindi quello che mi piace pensare è che le città stanno cambiando, la nostra Malnate sta cambiando, perché abbiamo tantissimi lavori che ne cambieranno il volto, ma la parte che più mi preme è ricostruire e riandare a ripensare i luoghi della nostra città con i nostri cittadini. Quindi, al di là delle figure tecniche che vanno a sviluppare i progetti, ingegneri, architetti e quant'altro, io voglio che tutto questo cambiamento sia accompagnato anche dal sentire la presenza dei cittadini in queste decisioni, cioè quali sono i luoghi che noi vogliamo vivere, quali sono i luoghi che vogliamo potenziare. Ad esempio, noi abbiamo a Malnate questo insediamento meraviglioso che è Monte Morone. Sì. Io voglio restituire Monte Morone ai cittadini malnatesi. Voglio che chi affettivamente, quindi parlo gli over 50, gli over 60, io me lo ricordo da piccola, andavamo a Monte Morone, era bellissimo, si facevano queste camminate, si andava a tastare questa parte di storia viva che avevamo sul territorio. I giovani non lo conoscono, perché poi è stato chiuso e quindi non l'hanno neanche conosciuto. Ecco, questo è uno dei luoghi che secondo me va restituito ai malnatesi e cercherò di fare il possibile per trovare una via per poter ridare e aprire Monte Morone ai malnatesi. Stessa cosa il polo civico. È che un altro tema divisivo. Io ci credo molto nel polo civico. Divisivo, quindi lo porterete avanti. Insomma, c'è qualcuno che dice bisogna fermarla, no, qualcuno. Io ho sentito il centrodestra, una parte del centrodestra sicuramente. Una parte di centrodestra dire le biblioteche non servono più perché tutti i libri sono digitalizzati e va bene. Vabbè, ognuno ha le sue visioni. Per l'amor di cielo. Giusto così. Io credo ancora molto invece nella biblioteca. Sì, in una biblioteca che sia aperta, ho in mente ad esempio la biblioteca di Bologna, che io trovo bellissima, quindi un luogo, come ne parla Charmé, quei luoghi di sapere, del sapere, quei nuovi luoghi dove sviluppano il sapere, quindi non ho in mente una biblioteca degli anni 70-80, ho in mente una biblioteca che diventi attrattiva per i giovani, che abbia postazioni studio per i giovani, quindi potenziamento di tutta la rete internet all'interno della struttura, ma deve rimanere la bellezza del libro cartaceo, lo dico da persona che ama leggere i libri. Candito, la interrompo perché vedo che c'è tanta passione, ma qua andiamo avanti fino all'infinito, invece bisogna fermarsi. Se vuoi però, rimango. No, ci fermiamo. Però non possiamo non fare una domanda politica, ovvero non si sente la responsabilità di dover vincere e mantenere il governo di una città di centrosinistra, che sappiamo che sullo scacchiere provinciale con il voto ponderato potrebbe davvero cambiare la situazione per le elezioni in provincia, e soprattutto si rende conto che con la sua vittoria è legato anche la segreteria cittadina del Partito Democratico, che ha scommesso su di lei, la segreteria anche provinciale. Quanta, quindi insomma non sente tutta questa responsabilità addosso, oltre al fatto perché la politica è fatta da persone umane, da cuore e anima, che comunque questa frattura è stata una frattura anche tra amiche, perché io ho visto le foto sui vostri profili social, vedo che torniamo insomma, sempre lì insomma l'abbiamo invitata per questo, voglio dire, abbiamo scelto il ponte come sfondo, bellissimo, e quel ponte va ricostruito. Sì, no? Insomma, in questo momento c'è un ponte interrotto da una parte e dall'altra. Ecco, quindi insomma, io credo che questa responsabilità non se la sente addosso, allora, con anche un po' di senso di colpa? No, io non provo senso di colpa, mi sento addosso questa responsabilità, l'accetto volentieri perché io ci credo, credo nella nostra vittoria, credo di essere supportata da un partito che ha una struttura importante e che mi potrà aiutare soprattutto nelle diverse progettualità che dovremo realizzare, perché è importante poi avere chi lavora in regione, chi lavora a livello nazionale, all'interno dello stesso partito, e quindi questo secondo me è una carta in più che noi ci giochiamo, anche a livello locale. Sì, i rapporti con Irene, quello che ho detto riguardano Irene come sindaco, non Irene come persona dal punto di vista umano. Io credo spero che anche lei sappia distinguere i due piani e i due livelli. È chiaro che io non ho espresso dei giudizi rispetto alla persona, al suo modo di intendere la vita o quant'altro, ma rispetto a quello che è stato il suo ruolo. Ballottaggio.
Perché Malnate è uno dei comuni, ed è l'ultima domanda, lo prometto, ballottaggio. Malnate è uno dei comuni che andrà al ballottaggio, anzi probabilmente andrete al ballottaggio. E se dovesse essere lei in ballo, andrebbe a chiedere i voti alla coalizione di Irene Belli Femmine? Io al momento non ci penso perché voglio vincere al primo turno. Questa è una domanda che non era inaspettata, ma la risposta sì. Bene, senta, io direi che possiamo chiudere. Grazie. Insomma, queste domande le avrei fatte anche se c'era anche l'altra concorrente. Spero che almeno da questa parte sia stata fatta un po' di chiarezza che, avendo seguito la campagna elettorale a Malnate, ancora mancava su questa frattura nel centro-sinistra. E chiudo facendo gli auguri. Grazie, Andrea. Per questa campagna elettorale, e li faccio anche a Irene Belli Femmine, nonostante non sia venuta a questo confronto.